Giorgio De Matteis, la lista Tutti per l'Aquila, una lista con tante anime, tanti giovani, tante donne, forze nuove per la città. Forze nuove per la città, e questa è la conferma, come ho già detto nei giorni e nelle settimane precedenti, di come ci sia una volontà di partecipazione da parte dei cittadini aquilani a questa rinnovata idea di ricostruzione della città, che va fuori dagli schemi, che va fuori dalla ordinarietà ormai vecchia, stantia, dei partiti come erano intesi, delle coalizioni. Sento parlare i nostri competitor, in particolare il sindaco uscente Cialente, di liste civiche che lo appoggerebbero, insomma, devo dire, e parlandone come se fosse l'unica lista civica, mi permetto di ricordare che noi ne abbiamo ben 4 di liste civiche, e questo vuol dire che c'è stata una risposta adeguata. Il tentativo di copiare o di scopiazzare, direi anche abbastanza mal riuscito, testimonia come d'altra parte era evidente che la volontà vera della città è quella di essere partecipe e responsabile del proprio futuro, e noi abbiamo dato risposta a questa enorme esigenza e siamo convinti che questa esigenza darà i risultati positivi anche in termini elettorali. D'altra parte oggi constatiamo come la, e dispiace, perché questo davvero dispiace, la immobilità della amministrazione comunale abbia determinato dei danni a cui dovremmo mettere riparo immediatamente. Peraltro ci stiamo già lavorando. Sappiamo perfettamente, dopo le dichiarazioni del ministro Barca, che il rallentamento delle procedure, ad esempio di istruttoria delle pratiche giacenti in comune, sono un problema serio e non può essere attribuito evidentemente soltanto o completamente ai professionisti. I professionisti, devo dire, già da tempo abbiamo superato questo problema. Il problema di Luis Cineas resta, perché c'è il resta, e bisognerà essere estremamente duri e rigidi nel momento in cui non dovessero dare le risposte alle esigenze della città. Peraltro sono molto ben pagati, così come esiste il grande problema del comune, che è assolutamente disorganizzato. Quindi il problema non è delle persone che lavorano nel comune, il problema è del comune, o meglio della dirigenza politica e in parte tecnica del comune, che non è in grado di organizzare questa attività, e la paghiamo duramente. Quindi il sindaco Cialente dovrebbe rendersi conto, piuttosto che continuare a insultare oppure a raccontare frottole, che forse magari vanno messe le mani, o andavano messe le mani meglio, all'interno del meccanismo comunale. Non lo ha fatto, lo dice il ministro Barca, così come il piano di ricostruzione, ahimè, che avremmo potuto avere 2 anni fa, e quindi con la intesa da parte di Chiodi oggi saremmo liberi come comune di decidere il nostro futuro. Non lo possiamo fare perché siamo bloccati su questo piano di ricostruzione, smantellato totalmente agli ordini professionali e non discusso dalla città. Noi metteremo immediatamente mano, perché riteniamo che sia fondamentale, non solo perché lo prevede la legge, ma soprattutto perché attraverso questo piano di costruzione, cioè la visione strategica della città, riusciamo ad acquisire quei soldi che sono stanziati ma non utilizziamo, per colpa appunto di chi, come Cialente, ne ha parlato per 2 anni in maniera assolutamente negativa, catastrofica, poi è stato costretto a produrlo nella maniera più sbagliata possibile. Andrea Scordella, uno dei candidati della lista Tutti per l'Aquila a sostegno di Giorgio De Matteis e del suo progetto politico, il perché di questa scelta? Il perché di questa scelta lo chiediamo alla cittadinanza, perché noi abbiamo l'onere di cambiare il sistema aquilano. L'Aquila non funziona, abbiamo puntato su una persona che ci rappresenta, abbiamo puntato innanzitutto su una lista civica dove siamo anime della città, anime dell'Aquila, che hanno voglia e interesse per far ripartire questa città, e soprattutto vogliamo puntare su gente nuova, gente che ha se la sente questa città e ha voglia veramente di dare il cuore e l'anima per questa città. Parlando di anime, questa è una lista che si dice abbia 3 anime. Lei, Emilio Succitti, già consigliere comunale, è una di queste. Sì, la nostra è stata una scelta di libertà. La storia di Giorgio è una storia che a tutti nota, ha sempre cercato di rimanere svincolato rispetto a quelli che sono i giochi di partito. Poi, con la fama che attualmente hanno i partiti, è chiaro che è stata una scelta azzeccata dall'inizio. È una scelta di libertà anche la nostra, la libertà di poter rappresentare la città, i suoi bisogni, al di fuori di qualsiasi tipo di pressioni o di compromessi che la vita partitica comunque impone. Carla Mannetti, dirigente del Popolo delle Libertà, è un'altra di queste anime della lista Tutti per l'Aquila. Perché questa scelta e non magari candidarsi con il suo partito? Beh, noi con il nostro circolo Progetto L'Aquila abbiamo
da subito aderito al progetto L'Aquila Città Aperta. Il PDL ha temporeggiato, noi abbiamo fatto una scelta di campo e ci siamo assunti appunto la responsabilità di questa decisione, perché crediamo che il progetto di Giorgio De Matteis sia un progetto vincente e che possa veramente portare l'Aquila ad una rinascita vera e reale. Giuliana Vespa, un'altra anima di questa lista, un'altra donna, una lista con tante donne. Sì, una lista con tante donne. Noi come Città Nuove siamo nati da circa un mese, quindi non siamo voluti rimanere alla finestra. Abbiamo visto che Giorgio De Matteis era l'unico candidato per noi possibile e quindi vogliamo dare il nostro apporto, per quanto neonati, in questa campagna elettorale. Ci crediamo, siamo convinti che Giorgio De Matteis sia l'unica persona in grado di mandare a casa questa attuale amministrazione comunale che, l'ho detto, lo ripeto, ha fatto più danni, secondo noi, del sisma.